ਕਿਤੇ ਦੋ ਅੱਡੇ ਵੀ ਮਗਰ ਗਾਲਾ ਸਹਿ ਦੇ ਹਰ Questa mazza da genere. Oh, questa mazza da genere. Questa mazza da genere. Guarda il vetture. Guarda il vetture. Sta la gente questo. Sette e 41 di ieri, questi sono cacciatori in attesa della preda che odono il rumore forte e poi percepiscono che la terra sta ballando, oltre poi a notare le frane sulla montagna e i paesi sotto che si disintegrano. Ben ritrovati amici e amiche che ci seguite da Altriveneto in streaming in tutto il mondo. Grazie per aver scelto ancora una volta questa rete televisiva per essere informati. Copertina dedicata al terremoto, e non poteva che essere così, visto che la scossa di 6.5 scala Richter è stata percepita distintamente in diverse zone del Friuli Venezia Giulia, con i lampadari che hanno ballato, e comunque nell'intero nord Italia. Allora, la domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori nelle precedenti edizioni del telegiornale: il prefetto Morcone sull'accoglienza si può dire tutto, punto, tranne no. Sei d'accordo? No, il 69%, mentre il 31% è d'accordo con Morcone. Cos'è accaduto? È accaduto che in un paese del Veneto il prefetto ha requisito un albergo per i cosiddetti profughi. Io li chiamo clandestini, ma diciamo nel trasmettere appunto il tutto si parla di profughi. Possiamo levare la domanda, la risposta, grazie. E tutto questo ha fatto infuriare ovviamente i cittadini, che come in altre parti del paese sono scesi in piazza a Ficarolo, siamo nel Rodigino. Ieri poi abbiamo letto anche un articolo sul quotidiano. C'è stato un albergatore che aveva chiesto lumi. Una cooperativa lo ha interpellato dicendo: abbiamo 80 di questi profughi, io li chiamo clandestini, e ti diamo 8 euro al giorno. 8 euro al giorno per colazione, pranzo, cena, lavatura, stiratura, luce, gas, wifi, perché è diventato un business. L'albergatore ha detto no grazie, cioè, ci perdo insomma, cioè. E il prefetto ha detto bene, io ti requisisco l'albergo. Allora, io sono per una riforma, vi dico subito, planetaria. Una volta i prefetti servivano a rappresentare lo Stato, oggi i presidenti di regione, i sindaci di certi capoluoghi chiamano direttamente Palazzo Chigi per dialogare col Presidente del Consiglio. Quindi anche queste prefetture sono oggi obsolete. Con tutto rispetto per i prefetti, che sono persone eccezionali, possono essere reimpiegati, ma le prefetture in se stesse sono obsolete. Questa comunque è la domanda, se volete potete rispondere. Dicevamo allora, ancora scosse nella notte questa mattina tra Umbria, Marche e Lazio. Sono oltre 25.000 gli sfollati. La terra trema in centro Italia. Terremoto percepito da Bolzano alla Puglia. Alessio Conforti ha il primo servizio.
Ha tremato vistosamente anche il Veneto a seguito della nuova scossa avvertita questa mattina alle 7:40. L'epicentro è nelle stesse zone già colpite dal sisma nei giorni scorsi in centro Italia e la magnitudo è stata di 6.5 gradi della scala Richter, con epicentro in Umbria tra Norcia, Preci e Castel Sant'Angelo sul Nera. Una scossa molto lunga che fa temere ancora danni e crolli nelle zone già terremotate. Paura a Padova, Mestre e Venezia, soprattutto ai piani alti delle abitazioni, meno percepita nella Marca e nel Bellunese, ma segnalazioni arrivano anche da Feltre. Tanti residenti che si sono svegliati a seguito del sisma, a decine le telefonate ai vigili del fuoco per chiedere informazioni. Intanto in centro Italia gli sfollati sono oltre 15.000, assistiti dal Servizio Nazionale della Protezione Civile in seguito al terremoto che ieri mattina ha colpito il territorio già interessato dalle scosse del 24 agosto e del 26 ottobre. Un nuovo forte terremoto di magnitudo 4.0 era stato registrato anche ieri sera attorno alle 19:21. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è a circa 5 km da Norcia. Tra l'altro, notizia proprio dell'ultimo secondo, Renzi è un evento straordinario, più grave sisma degli ultimi tempi. Da dire che il suolo nelle zone colpite dal terremoto di magnitudo 6.5, avvenuto appunto ieri, si è abbassato fino a 70 centimetri. Lo indicano le prime immagini che sono state inviate dai satelliti. Sono dati preliminari, hanno affermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Allora, guardate cosa abbiamo visto prima per un secondo. Ecco, questo è quanto ha fatto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ha realizzato il video dell'animazione della propagazione della superficie terrestre delle onde sismiche generate dal terremoto di ieri delle 7:41, che ha coinvolto appunto Norcia e l'Italia centrale. Le onde di colore blu indicano che il suolo si sta muovendo velocemente verso il basso. Quelle di colore rosso indicano che il suolo si sta muovendo verso l'alto. L'intensità del colore è maggiore per spostamenti verticali più veloci. Ogni secondo dell'animazione rappresenta un secondo in tempo reale. Sono rappresentati i primi 2 minuti a partire dall'origine dell'evento sismico. Attenzione, non si tratta di un'animazione artistica, ma della soluzione delle equazioni che descrivono il processo di propagazione. La velocità e l'ampiezza delle onde sismiche dipendono dalle caratteristiche della sorgente sismica, dal tipo di suolo che attraversano e anche dalla topografia. Esse quindi non si propagano in maniera uniforme nello spazio e i luoghi posti alla stessa distanza dall'epicentro risentono del terremoto in maniera completamente diversa. In questo caso si osserva, ad esempio, che le onde si sono propagate con maggiore intensità e più a lungo verso le regioni adriatiche, verso il Lazio e la Toscana meridionale. Ma questo terremoto è stato percepito, lo dico, a Bolzano, in Trentino, a Milano, a Venezia, a Feltre, a Pordenone, a Udine, a Trieste. E vedete, poi la propagazione è piuttosto importante. Paura dunque anche in Friuli, dopo la violenta scossa registrata ieri mattina. Abbiamo Omar Costantini. La violenta scossa che ha colpito nuovamente il centro Italia con magnitudo 6.5 ha fatto tremare anche il Friuli Venezia Giulia. Alle 7:41 di ieri mattina il suo movimento tellurico ha svegliato parecchi ancora intenti a dormire dopo il cambio dell'ora. Moltissime le chiamate giunte al numero unico di emergenza per capire dove si era materializzato l'Orcolat, l'epicentro tra Norcia e Preci in provincia di Perugia. Il grafico mostra la stessa registrata dalla strumentazione del Centro Ricerche Sismologiche di Udine in tempo reale dalla stazione posizionata sulla rocca di Arquata in provincia di Ascoli Piceno. Secondo gli esperti si tratta di una delle più violenti scosse registrate in Italia, superiore sia a quella del 6 maggio del 76 in Friuli e quella del 23 novembre 1980 in Irpinia. Il terremoto, sempre secondo gli esperti, se tale magnitudo si fosse così violentemente manifestata lo scorso 24 agosto, avrebbe potuto mietere vittime almeno 4-5 volte superiori a quelle realmente decedute, con interi borghi di certo rasi al suolo, danni incalcolabili. Per farvi capire che cos'è l'Europa, no? Mi puoi andare lì un attimo
a mettere a posto? Per farvi capire che cos'è l'Europa, no? Noi abbiamo inviato una lettera all'Europa, no, un pochino, ancora un po', perfetto, perché mi vedevo un po' sballato. Dicevo, risposta polemica alla richiesta italiana di flessibilità fuori dal patto per investimenti post-sisma. C'è stato un sisma, bisogna fare investimenti. E a Bruxelles sono insoddisfatti questi burocrati per la lettera di risposta all'Italia e rilievi al documento programmatico. Da fonti UE si apprende, infatti, che delle 5 lettere ricevute, 3 sono più costruttive. Portogallo, Finlandia, Belgio, e 2 lo sono meno, Italia e Cipro. E anche se probabilmente non arriverà la bocciatura della manovra da parte della Commissione Europea, non significa che per Bruxelles il budget vada bene. Prima ce ne andiamo da questa Europa, se non cambia è meglio, è. E come abbiamo visto, tanto per essere chiari, in Inghilterra non stanno facendo la fame, anzi, tanto per essere chiari. Rimaniamo in tema, ho letto la notizia perché appunto il governo ha detto c'è stato questo terremoto, dobbiamo uscire dai canoni. Avete sentito cosa hanno detto? Vabbè, allora, 17 e 41 di ieri mattina. Dopo 5 minuti dalla scossa sento il cellulare suonare, non riesco ovviamente a raggiungere il cellulare, trovo però un messaggio: violenta scossa in centro Italia, 6.6 scala Richter. Io rimango basito, chiamo ed è Morgan Trevisan, che come me dormirà con un occhio aperto perché... E a quel punto incominciamo a interloquire, io poi noto che anche nella mia sala c'è il lampadario, insomma, che oscilla, a meno che non ci siano i fantasmi, quindi pensi subito al terremoto. E mi faccio inviare le prime immagini ieri mattina. Sono le 7 e 41. Ascolta, vedete che lui arriva, vede ondeggiare il lampadario della sua abitazione, poi sente la voce dell'orcolat e dunque scappa nella zona dove c'ha i sismografi. Tutto questo in tempo reale. Hai visto il suono dal sismologo che parte Morgan Trevisan, che ha dato vita a questo centro sismologico nella sua abitazione a Cordovado. E se riusciremo ad averlo qui giovedì, registreremo proprio una puntata con lui per capire il perché ha iniziato tutto questo. Un bravissimo ragazzo, tra l'altro, e andremo a proporlo domenica. Vediamo quindi se riusciamo a contattarlo. Allora, a questo punto... andiamo con il terremoto a Pordenone, Alberto Commisso.
La fortissima scossa di terremoto, avvertita alle 7.42 di ieri nel centro Italia, ha avuto una magnitudo di 6.1 e l'epicentro è stato registrato nella zona compresa di Norcia. Panico in mezza Italia, dove il movimento tellurico è stato avvertito distintamente. Anche in Friuli e nella destra Tagliamento, la nuova, forte scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Moltissime le chiamate ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Non si segnalano però danni a persone o cose. Decine le persone che hanno immortalato l'attimo in cui la terra ha tremato, con dei video che sono poi stati postati sui principali social network. La scossa di terremoto, per dirla tutta, è stata avvertita sino a Bolzano. E quest'oggi c'è stata la cerimonia di ringraziamento per i 70 moduli abitativi prefabbricati del valore complessivo di oltre 350.000 euro donati dal gruppo Danieli alle famiglie di allevatori di molti comuni colpiti dal sisma del centro Italia, trasportati dalla Coldiretti e dalla Protezione Civile e allestiti grazie al lavoro di molti volontari. La Presidente della Regione, Deborah Seracchiani. Siamo stati operativi nell'immediato e devo dire molto concreti. Da subito si era evidenziato un bisogno, un'esigenza. Ci sono allevatori, agricoltori che non potevano allontanarsi dalla loro terra, dal loro bestiame e vivevano sostanzialmente in macchina. Quindi grazie alla disponibilità dei moduli che ci ha messo a disposizione la Danieli, un valore tra l'altro di moduli di oltre 350.000 euro, e l'aiuto della Coldiretti sia nell'aiuto economico nel trasporto dei moduli, ma anche e soprattutto nell'individuare le aziende e i luoghi dove poter mettere questi moduli, noi siamo riusciti a portarne nei luoghi del terremoto dell'Italia centrale oltre 70. In questo momento questi 70 moduli ospitano agricoltori e allevatori vicini alle loro terre e che ovviamente sono in condizioni difficili, ma almeno hanno un tetto e anche un luogo dove c'è del caldo. Siamo stati immediatamente operativi, abbiamo mandato già dei tecnici della Protezione Civile, sono state inviate con un elicottero della Protezione Civile già delle squadre cinofile. Poi adesso attendiamo anche dalla Dicomac che ci dica che tipo di attività serve. Sarà fatto invece un evento a parte di ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, sia a quelli che hanno smontato, ripulito e sistemato i moduli della Danieli, sia a quelli che si sono recati sui luoghi in questi mesi del terremoto. Il modello è quello che abbiamo in qualche modo noi già testato 40 anni fa e il modello è quello di una ricostruzione piena dei negozi, delle attività produttive, delle case e poi ovviamente di tutto il patrimonio straordinario culturale, artistico, architettonico di quelle zone. Il piano Casa Italia è un piano estremamente ambizioso, però non ne facciamo un problema di risorse né in questa regione né in tutta Italia e ovviamente siamo convinti che anche la voce arriverà molto forte in Europa e che ci saranno tutte le condizioni per poter spendere bene queste risorse. Rimaniamo in tema di terremoto, operativi sul posto, 86 vigili del fuoco del Veneto, il servizio. La colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco del Veneto è stata allertata subito dopo l'ultima e potente scossa di terremoto di domenica mattina nell'Italia centrale. Ieri il contingente regionale è partito di buon mattino per recarsi nella zona di Norcia. Questa nel dettaglio la colonna mobile in servizio, una sezione operativa da Padova con 4 mezzi e 9 operatori, una sezione operativa MSL, modulo supporto logistico, una sezione GOS, gruppo operativo specializzata nel movimento a terra, partita da Verona con 6 automezzi, tra cui una terna, una pala cingolata, un mini escavatore, un bobcat e 9 operatori. Quindi una sezione User Medium Urban Search and Rescue da Treviso con 12 operatori e 4 mezzi, infine due sezioni User Medium da Venezia Mestre con 24 operatori e 9 automezzi. Rimane allertata la sezione operativa di Vicenza, pronta a muoversi se richiesta dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 86 i pompieri dei comandi del Veneto, tra quelli che hanno raggiunto la zona interessata e quelli già presenti dai giorni scorsi. Ai Vigili del Fuoco si sono affiancati 45 volontari dell'Associazione Nazionale Alpini della provincia di Treviso, 8 volontari di Protezione Civile della provincia di Padova, 7 da quelli di Belluno e 4 dal territorio provinciale di Treviso, con l'ausilio di una quindicina di mezzi. Andiamo in Veneto, vediamo c'è l'ospite, eh sì, c'è l'ospite, prego.
Grazie direttore, abbiamo invitato Alessandro Bizzi, sindaco di Cordignano, perché Cordignano è direttamente interessato ai terremoti in quanto c'è una faglia sotto il vostro territorio e voi siete obbligati anche a fare dei studi specifici per cercare in qualche modo di rendere meno impattante la conseguenza di un sisma. Sì, diciamo che noi a Cordignano condividiamo con il Pordenonese, con la zona di Caneva, di Sacile, una faglia che è denominata Cavallo Cansiglio, che parte dalla zona, che arriva dalla zona di Sacile Caneva, passa per Cordignano, poi prosegue per i comuni limitrofi a noi e sale su fino in Cansiglio. Ora i comuni, quando devono andare a rinnovare i piani degli interventi, gli ex piani regolatori, come è toccato a noi qualche mese fa, se questi comuni sono interessati dall'attraversamento di faglie, per poter approvare il piano degli interventi è necessario avere degli studi che certifichino che la faglia che passa non sia capace, cioè capace di arrivare in superficie. Abbiamo visto nel terremoto... È una faglia attiva? La faglia è attiva, la nostra, ma non capace. Quella che abbiamo visto, per dire, ripresa nel terremoto venuto ieri, l'altro ieri, sulla montagna, vedevamo proprio la spaccatura. Quella è una faglia certo. Capace. La nostra non lo è, fortunatamente è solo attiva, questo non vuol dire che... Siete esenti da pericoli. Siamo esenti, però con terremoti superiori al sesto grado della scala Richter non teoricamente dovrebbe aprirsi. Interessante che questo studio che abbiamo fatto noi, siamo stati il primo comune del Veneto, è stato fatto con la collaborazione delle università di Padova, Ferrara e Parma. E questi studiosi sono stati contattati poi da loro colleghi cinesi che hanno preparato un georadar preparato per una missione su Marte. Questo georadar serve per rilevare le discontinuità del terreno, è stato testato proprio a Cordignano, sì, e ha dimostrato che gli studi erano fatti bene. Esatto. Grazie al sindaco di Cordignano, Alessandro Bizzi, restituiamo subito la linea alla redazione Grazie, centrale. Grazie, arrivederci. Ieri i social sono, diciamo così, intervenuti in modo piuttosto forte. Io stesso mi sono un attimino adirato, no? Quest'oggi, prima pagina del Messaggero Veneto, stiamo parlando del TG5, il TG promosso da Canale 5. Premettiamo, non è che vogliamo avere la primogenitura del terremoto, ci mancherebbe. Tantomeno vogliamo essere primi in classifica, ci mancherebbe. Però l'informazione o è fatta consapevolmente, conoscendo le cose, o altrimenti è un'informazione, come in questo caso, distorta. Che ne dica, io poi quest'oggi sono intervenuto per difendere un ragazzo che tra l'altro era intervenuto sui social qua locali per denunciare anche lui quello che abbiamo denunciato tutti ieri, è stato subissato di improperi, ma tu cosa vuoi, ma è una cosa questa, io non so, lui difendeva il suo territorio, e diceva guardate che c'è un errore, se c'è scritto su un quotidiano che il Presidente della Repubblica è Scalfaro, Eugenio Scalfari, io dirò no guarda che quello è il direttore, era il direttore di Repubblica, ma non è il capo dello Stato, oggi è Mattarella, cioè non è che... Perché sono intervenuto a difenderlo? Un tale Simone mi ha dato del populista su questo... Come populista? Vergogna populista! A parte con questo qua, insomma, non è che... Ma dico, propone questa schermata, questo grafico. Principali terremoti in Italia negli ultimi 110 anni. Avrei preferito non esserci come Friuli, così non c'erano 1000 morti. Altro che populista. Ma si sa, sai, basta schiacciare con le dita. Mi piacerebbe invitarlo qua a dire cosa significa populista, perché uno dice che c'è un errore, è populista. Allora, l'ammiraglio di Mediaset dice che il Friuli non rientra tra i principali eventi degli ultimi 10 anni. La schermata, che ho rilanciato pure io, sottolinea che l'evento del 76 non compare, nonostante
la scossa sia stata di magnitudo pari a 6.5 gradi della scala Richter. Era il nono decimo grado scala Mercalli, a quel tempo si segnavano in scala Mercalli, sostanzialmente pari a quello che si è verificato ieri tra Norcia e Preci. Mentre sono stati proposti nell'elenco scosse il 24 agosto con epicentro a matrice arcuata, ma non c'è nulla, ci sono stati anche là morti, case, però diciamocela tutta, se l'informazione è informazione bisogna darla anche corretta, no? Perché altrimenti anch'io posso sbagliare, poi mi arrivano le rettifiche, se sono giuste le rettifiche le devi dare. E dice che il terremoto dell'Aquila del 6 aprile, Arcuata, Norcia, tutti eventi di portata inferiore rispetto a quello del Friuli, che provocò peraltro 1000 morti. Se questo significa, Simone, essere populisti, io ne vado fiero, hai capito? Ne vado fiero. Non faccio il suo cognome per misericordia. Tutto qua. Andiamo con i bimbi di Amatrice. For them, I think they can make it a better place. Buongiorno! Buongiorno! Dopo aver mangiato funghi avvelenati, cambiamo decisamente pagina. La vittima è una 89enne di Azzano Decimo, Alberto Comisso. Mia madre non doveva morire così. Lo continua a ripetere Renzo Fregonese, il figlio di Palmira Scapolan, l'89enne di Azzano Decimo, morta sabato scorso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove si trovava ricoverata da giovedì pomeriggio, per aver mangiato una modica quantità di funghi velenosi raccolti la mattina vicino alla propria casa. Una volta rientrata, li aveva subito messi a cucinare per poterli già mangiare a pranzo. Ne aveva tenuti un po' da parte anche per le due nipoti. A tavola, Palmira Scapolan li aveva assaggiati e, come sempre, li aveva trovati deliziosi. Il marito, invece, aveva preferito mangiare altro. Nulla, dunque, faceva presagire che di lì a poco la situazione sarebbe precipitata. Nel pomeriggio, nonna Palmira ha cominciato a sentirsi male e per questo è stata accompagnata al pronto soccorso. Anche le nipoti sono state trattenute in ospedale, ma sono state dichiarate fuori pericolo. Ben presto il personale medico ha capito che si trattava di un'intossicazione alimentare. L'anziana aveva ingerito, insieme a funghi commestibili, una specie altamente velenosa, la lepiota, che potrebbe averla tratta in inganno, somigliando molto alla famosa macrolepiota procera, o mezza di tamburo, ottimo fungo commestibile da cucinato. Le sue condizioni si sono aggravate il giorno successivo, sino al decesso avvenuto alle 21.45 di sabato. Incidente mortale a Gaglio nel Vicentino, muore un ventenne, Rosario Padovano. I vigili del fuoco sono intervenuti domenica poco prima delle 4 in via Eck a Gaglio per un'automobile con tre giovani a bordo andata a sbattere contro un'abitazione. Il bilancio è di un morto e due feriti. I vigili del fuoco di Asiago hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatori e martinetti idraulici per liberare l'autista, rimasto incastrato al posto guida dell'Opel Corsa, rovesciatasi. Niente da fare per il ventenne di Salcedo, Davide Lazzaretti, nonostante le cure del personale sanitario del 118. Feriti gli altri due, un 18enne e un 19enne di Marostica, che sono riusciti a venire fuori autonomamente. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate solo all'alba.
Scontro all'alba tra la vita e la morte, lotta un musicista di Cordenons. Commisso. Migliorano lievemente le condizioni di Ezio Senne, il 32enne di Cordenons, rimasto coinvolto in un gravissimo incidente successo ieri mattina all'alba. Erano da poco passate le 6 quando all'altezza di una curva in via Villa d'Arco, sempre a Cordenons, la sua Alfa Romeo Mito, per causa del vaglio della polstrada di Spilimbergo, si è scontrata frontalmente con la Fiat Panda, all'interno della quale c'erano padre e figlio. Un impatto terribile che ha ridotto le due automobili in un ammasso di lamiere. Il più grave è apparso subito il 32enne, che ha perso quasi subito conoscenza. Da quanto si è potuto apprendere, stava tornando a casa dopo una nottata trascorsa a suonare in un locale. Ferito in modo serio anche l'altro automobilista di 45 anni, che insieme al figlio 14enne avrebbe dovuto prendere parte a una battuta di caccia. In via Villa d'Arco sono arrivate 3 ambulanze insieme ad una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto i feriti dai rispettivi abitacoli. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Pordenone per essere sottoposti a un delicato intervento chirurgico. Le condizioni di Sen, inizialmente disperate, stanno lentamente migliorando. L'altro automobilista invece è stato trasportato all'ospedale di Udine. Non è da escludere che a causare l'incidente sia stata l'alta velocità, dal momento che la via si presta a pigiare forte sull'acceleratore. Non si esclude però che possa essersi trattato di un improvviso malore o di un colpo di sonno. Grave incidente pure nel tardo pomeriggio di ieri a Stienta. Ancora Alessio Conforti. È stato trasferito nella notte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Borgo Trento di Verona il bimbo di 2 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Stienta nel Rodigino ieri pomeriggio. Attorno alle 17 infatti un furgone con a bordo il piccolo è finito in un canale per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Al lavoro anche i vigili del fuoco impegnati nella rimozione del mezzo e soprattutto il SUEM 118 che subito ha preso in carico i 2 feriti. Il conducente ed il piccolo sembravano non destare grosse preoccupazioni. Inizialmente di media entità, infatti, il bimbo di 2 anni ferito è peggiorato seriamente nella notte, tanto da spingere i medici dell'URSS numero 18 al ricovero in rianimazione pediatrica all'ospedale di Verona, nel quale questo reparto costituisce un'eccellenza. Entrambi i feriti erano stati portati inizialmente in ospedale a Rovigo. Nella notte l'evoluzione del quadro clinico relativo al bimbo ha spinto al suo trasferimento. Un boscaiolo è rimasto infortunato mentre tagliava della legna in un bosco. L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 12 a Cloud. Sul posto è giunto personale del 118, sia con l'ambulanza che con l'eli soccorso. L'uomo, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato eli trasportato all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono serie, ma non corre pericolo di vita. Recuperata invece l'escursionista trevigiana dispersa in Carnia, Omar Costantini. È stata recuperata sana e salva la donna dispersa ieri in Carnia. Le squadre del soccorso alpino, delle stazioni di Gemone, Forni, Avoltri e gli uomini della Guardia di Finanza sono stati contattati per un intervento di soccorso sul sentiero del Lago di Tre Comuni, in comune di Cavazzo, in provincia di Udine. Dopo ore di lavoro, nel primo pomeriggio, i tecnici hanno recuperato una donna di 57 anni, originaria di Motta di Livenza, che ha riportato la sospetta frattura di tibia e perone per una caduta accidentale. L'escursionista è stata riportata alla base con la barella e trasportata lungo il sentiero a braccia per circa 500 metri lineari e consegnata all'ambulanza per essere condotta all'ospedale di Tolmezzo per le cure del caso. Scontro tra 2 deltaplani, paura cima grappa, Rosario Padovano. Contro in cielo tra piloti, 2 parapendii appena decollati sul grappa nel pomeriggio di ieri, con uno dei 2 rimasto solo contuso e 1 ferito con trauma al torace. Nessuno dei 2 fortunatamente è in pericolo di vita. Poco dopo il decollo dal punto di lancio del panettone, un parapendio si è scontrato con la seconda vela partita autonomamente. Si stava alzando dal basso grazie alle correnti termiche. Inevitabile l'impatto e la caduta al suolo, poco distanti dalla località di Cima Grappa. Scattato l'allarme, il soccorso alpino è intervenuto assieme agli elicotteri di Treviso Emergenza e del SUEM 118 di Pieve di Cadore.
Uno dei due, 67enne, con lievi contusioni, è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto dall'ambulanza del SUEM di Crespano. È un tedesco, così come il connazionale, il 54enne, il secondo ferito, che ha riportato un probabile trauma toracico. È stato imbarillato, recuperato dall'eli ambulanza, con un varicello accompagnato all'ospedale di Treviso. Insomma, due elicotteri adibiti al trasporto feriti in grave emergenza sono intervenuti, tutto sommato, per feriti lievi. Tiziano Centis è il consigliere comunale dei cittadini per l'alternativa a San Vito al Tagliamento. Parliamo di zone a 30 km orari, come ce ne sono molte a Pordenone. Lei è d'accordo? D'accordissimo, direttore, grazie. D'accordissimo, abbiamo presentato nei giorni scorsi un importante documento come lista cittadini per alternativa e cittadini per San Vito e alternativa comune, perché riteniamo sia importante sia istituire la commissione mobilità e sia anche ampliare le zone 30. È una questione questa che a San Vito da tempo se ne parla, non ci sono particolari ampliamenti di zone 30, riteniamo sia indispensabile aprire sia alla commissione mobilità, perché non dimentichiamo che si stanno realizzando a San Vito importanti strutture pubbliche, vedi l'ospedale, vedi il carcere futuro, vedi il potenziamento della casa di riposo, vedi i nuovi plessi scolastici. Quindi la commissione mobilità, che partecipa attorno al tavolo con persone che riferiscono e che portano pareri, contributi importanti per sviluppare poi un progetto che riguarda le zone 30, io crediamo sia indispensabile. E spiace constatare, direttore, che l'assessore alla mobilità ha preso della nostra richiesta e cosa ha detto? Ha detto sì, sono d'accordo, è utile, però non è ancora il momento, e quindi bocciamo la proposta. E questo dispiace. Ma come, è utile, però bocciamo la proposta? È utile perché la proposta non è fatta da loro, cioè, mi spiego. Sì, è chiaro messa che, così... Allora, messa così risponde male. Allora, è logico che se l'idea... Da parte di questo assessore... Appunto. Allora, l'idea è buona. La commissione mobilità, come avevo già detto... Se l'idea è buona, che la faccia uno dell'opposizione, della maggioranza, non sia a favore dei cittadini... Per carità, prendiamo l'idea, la lavoriamo insieme, la costruiamo insieme, mettiamo insieme questo tavolo di contributi che è utile per sviluppare sia la commissione mobilità e sia anche le zone 30, e insieme la portiamo avanti, a prescindere da chi la propone. Se è utile per i cittadini, è utile per i cittadini, a prescindere da chi la propone. L'Italia non andrà mai avanti se continuiamo su questa strada. Grazie, direttore. Tiziano Centis, consigliere comunale dei cittadini per l'alternativa a San Vito al Tagliamento. Allora, occupazione pensate abusiva a Venezia. La Polizia di Stato ha denunciato due tunisini di 32 e 26 anni, entrambi senza fissa dimora, dopo che gli stessi avevano utilizzato un appartamento a Castello in prossimità di Campo San Lio in assenza del legittimo proprietario. Lo stesso, fuori per qualche giorno, si è accorto che qualcosa non andava al rientro. Pensava inizialmente ci fossero i ladri, poi si è scoperto, insomma, che erano andati a abitare questi due. E meno male che non avevano figli minori o mogli, perché lì si apre un altro contenzioso e non li buttano fuori. Ancora furti nel fine settimana a Porto Gruaro, Rosario Padovano. Ancora furti e tentativi nel territorio portogruarese. Dopo i raid di Sindacale Lugugnana nei bar con i ladri inseguiti da una gazzella dei carabinieri verso Caorle, una nuova banda è tornata a colpire la notte del fine settimana, approfittando del fatto che alcuni residenti sono via per il Ponte di Ognissanti. Cinque tentativi di furto avvenuti tra via Baldissera, al confin di Portogruaro con Concordia, e in via Noiari. Il bottino è tutto sommato modesto, due le case violate. Anche in questo caso indagano i militari dell'arma. Rispetto alle cifre concordate ci sarebbe un aumento di circa il 9%, intanto la tensione sale anche nei vari centri di accoglienza. Ieri sera a Conegliano l'ennesima rissa tra migranti. Il servizio Alessio Conforti. Sono un migliaio i richiedenti asilo arrivati in Veneto nel giro di una sola settimana. Il territorio, con le sue 7 province, è la seconda regione per numero di rifugiati dietro alla Lombardia, con la cifra record di 14.639 persone ospitate.
I numeri parlano chiaro e l'aumento della quota percentuale dall'8% è passata ora al 9%, il tutto in un momento in cui l'accoglienza diffusa fatica a decollare, le strutture pubbliche e private latitano e soprattutto in controtendenza gli arrivi lievitano. In tutte le realtà venete si sta assistendo a pullman che continuano ad arrivare con diverse decine di migranti sistemati al momento laddove ci sono già dei centri di accoglienza rodati ma con grosse problematiche all'interno come per esempio a Conetta nel Veneziano con ben 1100 presenze. A Treviso si sta cercando una terza caserma dismessa da riaprire dopo la Serena di Casier e la Zanusso di Oderzo. A Bagnoli nel Padovano i presenti sono tornati a quota 800. Sempre nel Trevigiano si segnala invece l'ultimo episodio di violenza tra richiedenti asilo. A Conegliano una furibonda rissa si è verificata al centro Caritas, ad affrontarsi due richiedenti asilo, un senegalese di 21 anni ed un 19enne bengalese. Ignote al momento le cause dello scontro tra i due stranieri, sedate solamente dall'arrivo dei carabinieri. Dicevamo dell'episodio che è accaduto a Ficarolo, siamo nel Rodigino, dove la prefettura ha requisito un hotel per offrirlo all'assistenza dei migranti. I residenti sono pronti a scendere in strada come quanto è avvenuto a Goro e Gorino. Alessia Conforti. Anche a Ficarolo, in provincia di Rovigo, paese da 2500 anime, la questione immigrazione potrebbe sollevare non poche levate di scudi. Proprio come accaduto solo pochi giorni fa a Gorino Ferrarese, dove i residenti sono scesi in strada facendo le barricate contro l'arrivo di una decina di richiedenti asilo di sesso femminile, una di queste in gravidanza. Ebbene, nel Rodigino la questione è finita in consiglio comunale con i leghisti che si dicono pronti a sostenere i cittadini che vorranno far sentire la loro voce nei confronti del possibile arrivo di migranti all'interno del locale Hotel Lori, requisito nei giorni scorsi dalla prefettura. Ma il problema potrebbe presentarsi anche nella vicina Cavanella Po. All'interno della struttura in questione potrebbero trovar posto diverse decine di soggetti sbarcati nei giorni scorsi sulle coste del Meridione. La sistemazione, sempre più probabile, farebbe scattare una nuova sommossa di residenti, tutti pronti a dire no a questa tipologia di ospitalità. Datemi la domanda che stiamo ponendo, che sta avendo un successo di risposte se non altro, ed è quella appunto che vedete in sovraimpressione: cittadini infuriati con il prefetto che requisisce l'albergo per i profughi. Con chi stai? Questa è la domanda, e se volete potete continuare a rispondere. Sono vicino alla cittadinanza in tutti i momenti di difficoltà, specialmente in questo momento nel centro Italia. Quelli più lievi, come quando si rimane chiusi fuori da casa, agli incidenti e alle catastrofi naturali. Lo fanno con professionalità, passione e competenza, senza mai dimenticare l'umanità, e mettono in conto anche di perdere la vita per gli altri. E io ci aggiungo per un tozzo di pane. Con lo spirito di ricordare due giovani, allora militari di leva, Sebastiano Crispazzu e Massimo Pinzan, 19 e 20 anni, che persero la vita durante l'attività di soccorso alla popolazione nel corso dell'alluvione del 1966, il Comune di Pordenone, aderendo all'iniziativa lanciata dal Messaggero Veneto, organizza per venerdì 4 novembre una giornata dedicata al corpo dei vigili del fuoco. Tra l'altro morirono proprio a Prata, erano all'interno di un mezzo, un carro, non un anfibio, era l'M113, che non era un anfibio, stavano distribuendo il pane alla popolazione, quando ovviamente questo M113 sul ciglio della strada, cedette e il carro si rovesciò uccidendo i due. Allora, tra l'altro il comando provinciale era appena nato e il corpo si componeva di 40 unità, di strada ne è stata fatta, le tecnologie sono avanzate. La giornata commemorativa del 4 novembre si svilupperà in due fasi. Al mattino verrà inaugurata una mostra statica dei mezzi dei Vigili del Fuoco e allestito un banchetto informativo con il coinvolgimento delle scuole. Nel pomeriggio alle 17, nella sala consiliare alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani, si svolgerà la cerimonia in ricordo dei giovani caduti e l'omaggio al corpo dei Vigili del Fuoco per il loro operato. Anche l'amministrazione di Prata ha predisposto delle iniziative per ricordare i due giovani vigili
e l'alluvione del 66, oltre alla commemorazione presso il CIPO che li ricorda nel luogo dove persero la vita sabato 5 di novembre alle 18 in piazza Wanda Meyer, verrà inaugurata la mostra fotografica a 50 anni dall'alluvione con materiali originali raccolti dalle famiglie. Abbiamo le dichiarazioni. Una cerimonia particolare, un giorno speciale, andiamo a presentare quello che sarà il 4 novembre, una giornata per dire grazie a qualcosa di straordinario che abbiamo sotto gli occhi ma che rischia di passare ordinario se non ci poniamo attenzione. E cos'è? I Vigili del Fuoco, coloro che 50 anni fa in occasione dell'alluvione e da quella volta, giorno dopo giorno, in occasione di tutte le calamità naturali, ma anche nel lavoro quotidiano, si impegnano per noi, danno il massimo, ci tirano fuori da situazioni difficili. Buongiorno. Ecco quindi che il Messaggero Veneto ha proposto al Comune il 4 novembre, venerdì, una giornata per dire loro grazie, e in particolar modo ai due Vigili del Fuoco a cui è intitolato il comando, magari non tutti ancora lo sanno, Sebastiano Crispazzo e Massimo Pinzan, che persero la vita proprio in occasione dell'alluvione del 66. Proprio per questo c'è anche qui con noi il sindaco di Prata. Siccome a Prata c'è un cippo commemorativo appunto dei due Vigili del Fuoco vittime durante l'alluvione del 66, abbiamo pensato assieme alle associazioni locali di organizzare una mostra che verrà inaugurata proprio sabato 5 novembre alle ore 18 in Galleria Civica in piazza Wanda Meyer, dove verranno riprese tutte le fotografie dell'epoca, cioè è stato fatto un grosso lavoro di ricerca, dove verranno commemorati appunto questi momenti e che servono proprio per così essere da monito rispetto a quello che è l'utilizzo corretto del territorio. Ricorderemo il 4, il 5 novembre del 1966, in cui noi c'eravamo, non eravamo gli stessi. Diciamo che non siamo cambiati, è cambiata la capacità, la tecnologia, la professionalità, per cui al giorno d'oggi è molto più facile intervenire in sicurezza, all'epoca non lo era. E infatti è per questo che ci sono stati dei caduti anche tra le nostre file. Noi siamo quello che siamo anche grazie a loro. Un momento che vuole cogliere tanti aspetti, innanzitutto quello proprio della commemorazione dell'alluvione del 1966 con due morti nel loro praticamente dovere, che era quello di assistere le popolazioni, e poi vuole essere un più ampio risalto a quella che è l'azione dei Vigili del Fuoco. In questo momento i Vigili del Fuoco sono impegnati nel centro Italia per questa nuova catastrofe, a loro va tutta la nostra riconoscenza, ed è giusto che una città come Pordenone, che è stata più volte, che ha avuto più volte necessità dei Vigili del Fuoco, ma anche della Protezione Civile, le renda merito. Andiamo in Veneto, vediamo, c'è l'ospite. Grazie direttore, abbiamo invitato Pietro Rabuschi, fondatore del Gruppo per il Cambiamento. Vorrei un attimo rimanere in tema, lei si ricorda l'acqua grande di 50 anni fa? No. L'acqua grande, l'alluvione del 66, Rambuschi. Sì, ma molto vagamente, perché diciamo nel Porto Varese, almeno io abitando in centro storico, così abbiamo subito proprio relativamente... Danni lievi? Sì, molto lievi. Sicuramente diciamo fuori nelle frazioni tutto questo ovviamente ne hanno subito, no? E quindi... questo ricordo. Infatti la zona di Prati Pozzo come notizia, però... sì, io ricordo solo come allagati. Notizia. Sì. Secondo lei si rischia ancora, qui parliamo di città metropolitana di Venezia, un'alluvione grande come quella del 66, cioè i lavori sono stati fatti in questi 50 anni, un po' di prevenzione c'è stata? Per conto mio la prevenzione non è stata fatta. Non è stata fatta? No, non è stata fatta, l'ho sempre ribadito anche in Consiglio Comunale che c'era bisogno appunto di scavare, diciamo, i canali che confinano con il Porto Varese, ma io non ho mai avuto notizia di questi interventi, quindi sono assai preoccupato che prima o dopo qualche alluvione viene. Ringraziamo dunque Pietro Rambuschi per il suo intervento, restituiamo la linea alla redazione centrale. Invece dammi un attimo Rambuschi, visto che lui conosce Porto Gruaro. Cosa aspettiamo che il campanile di Porto Gruaro cada a terra? Perché io non voglio creare preoccupazione, ma bisogna darsi da fare, amici, perché quel campanile lì, prima o dopo, se non si mette mani,
la burocrazia c'è, però io temo che faccia la fine del viadotto, che poi ci si palleggiano le colpe e alla fine daranno la colpa, come è successo al camionista, perché non doveva passare col camion. Datevi da fare col campanile, Rambuschi. Se lei mi dà i 30 secondi, io le dico solo una cosa. Da quando sono entrato in Consiglio Comunale, io mi sono sempre dato a fare il campanile di Portoguaro, tanto che è stato fatto un Consiglio Comunale ad hoc e io, il sottoscritto, ho chiesto ai responsabili del monitoraggio dell'Università di Trento dopo quanti anni il campanile sarebbe caduto in base ai 2 mm annui di curvatura. E quando cadrebbe? Non mi hanno dato risposta, però ciò significa che non è che non cada. Il campanile cade, allora è inutile il comune e la curia che si mettono, non si riescono a mettere d'accordo chi è proprietario, perché succede quello che ha detto lei. Io concordo a pieno con quello che ha detto lei. Non è che noi andiamo a contare 2 mm quando cade, non è che uno ha. Però oggi come oggi devono mettersi d'accordo di chi è il campanile, di chi è, altrimenti il sindaco fa un'ordinanza immediata per la messa in sicurezza, perché io dico la verità, temo, non voglio poi suscitare paure, ma temo e lo dico a ragion veduta e mi fermo qua. Allora, grazie. Inaugurazione della sede di Viale Martelli dell'agenzia Badanti e Colf di Gallas Group, guidata da Alberto e Lorenzo Gallas. Pensate, questa agenzia offre il servizio alle famiglie e a mano si presentano le domande e l'agenzia cerca il personale. Inoltre, un consulente del lavoro si occupa degli aspetti burocratici, l'agenzia garantisce il servizio di sostituzione sia per le badanti sia per le colf. Chiavi in mano, tanto per essere chiari, capibile. Arrivata in città da una decina di giorni, l'agenzia Gallas Group, nata nel 2013 a Udine, ha già aperto nel capoluogo friulano a Cervignano e Trieste, proprio grazie all'idea di questi due fratelli, Alberto e Lorenzo. Li abbiamo ascoltati. Alberto e Lorenzo Gallas, quest'oggi l'inaugurazione di questo centro, penso, importantissimo visto i tempi. Forse noi qui in Italia stiamo arrivando un attimino più in ritardo di come sono arrivati in America o negli altri paesi. Ci riferiamo alle badanti, ci riferiamo insomma agli ultimi anni, tra virgolette, speriamo tanti anni di vita di persone anziane. Perché questo centro a Pordenone? Ma noi nasciamo 3 anni fa a Udine, dopodiché, visto il successo insomma riscontrato e il servizio che offriamo, abbiamo deciso poi di aprire mano a mano le altre sedi di Cervignano prima, di Trieste, e oggi inauguriamo ufficialmente il centro di Pordenone. Il servizio che noi andiamo a offrire copre un po' tutta quella che è la ricerca e la selezione di badanti, di colf, di personale domestico. E insieme a questo andiamo a mettere anche quella che è la parte della gestione burocratico-amministrativa, quindi offriamo alle famiglie un servizio a 360 gradi. Questo oggi sul panorama regionale è un'iniziativa unica, ecco, da questo punto di vista. Quindi andiamo a colmare quello che era un vuoto in questo settore. Dicevo appunto una lacuna che in Friuli Venezia Giulia si è notata sino a poco tempo fa, cioè la ricerca delle badanti che sono necessaria al 1000 per 1000, visto quanto sta accadendo, ma anche lo stesso personale insomma ha detto alla pulizia delle case, insomma ha detto all'assistenza anche di persone. Certo, diciamo che noi non scopriamo nulla, andiamo solamente a fare una ricerca mirata, ok? Quello che facciamo appunto è dare professionalità a un settore che comunque c'era già, che c'è sempre stato. Il nostro obiettivo appunto è quello di inserirci in questo settore per dare professionalità alla ricerca stessa. Come nasce però l'idea? Perché questo è due giovani, come nasce l'idea? Ma l'idea è nata appunto 3 anni e mezzo fa circa a Udine, e appunto perché ci siamo accorti che in questo settore c'era questa mancanza, questa lacuna, e quindi da qui insomma abbiamo dato il là prima a Udine, poi come ha detto anche Alberto, Cervignano, Trieste, adesso a Pordenone, per colmare questo vuoto che c'era qua in Friuli Venezia Giulia, e riscontrando insomma il parere positivo soprattutto delle famiglie che si sono rivolte a noi. In provincia Eligio Grizzo, quando era assessore, aveva istituito proprio questo ufficio particolare. Poi quando la provincia è stata cancellata, guarda caso l'ufficio è sparito.
E ieri, era l'altro giorno, scusa, eri assieme al sottoscritto a questa inaugurazione, e ci potrebbe essere una convenzione col Comune, sbaglio? Sì, no, penso proprio che la faremo, intanto perché questo è un gruppo di giovani che veramente hanno capito quale poteva essere la possibilità di passare o di far passare quelle che normalmente vengono chiamate badanti, da badanti a assistenti familiari, cioè dando un corso di formazione su quella che è la modalità di comportamento, su come allettare un anziano, su come dargli da mangiare, ma soprattutto anche su compiere quelle azioni di rapporto di amicizia che deve esistere fra un badante, ovvero un assistente familiare, e un anziano. È una cosa importantissima. Noi, se ben si ricorda il direttore, avevamo mandato dei filmati anche con dei corsi, certo, per insegnare alle badanti che si trovavano a casa, certo, le proprio da Telepordenone partiva questa piaghe di decubito, per esatto, vedo che si ricorda perfettamente, certo. Abbiamo preso addirittura un'infermiera professionale del CRO che insegnava a queste badanti proprio a girare l'ammalato, a curarlo, come si cambia lenzuola, a fare quelle operazioni che molte volte le badanti di oggi non sanno fare, proprio perché nascono come badanti senza aver nessuna professionalità. Credo che sarà un'importante collaborazione col Comune di Pordenone, perché da lì potremo attingere e noi potremo inviare quelle persone che non hanno lavoro e che comunque hanno una capacità comunque di governare un anziano presso di loro, in modo che siano formate, che siano qualificate e poi al fine impiegate in un ciclo che sarà utile a tutta la popolazione. Un'altra cosa volevo dire è che comunque noi siamo collegati con loro perché abbiamo un giro di assistiti all'interno del territorio comunale dove già esistono delle badanti che peraltro danno qualche perplessità, perché le nostre ADES che vanno in giro per le case hanno la capacità di capire quale può essere il rapporto fra l'anziano e la badante che c'è lì. Ecco, noi vorremmo una nuova professionalità, perché vengono pagati con ricchi soldi da parte del contribuente e soprattutto con soldi da parte di chi li usa, e devono restituire un qualcosa che sia di qualità. Noi ci contiamo. Grazie al vice sindaco del Comune di Pordenone, Eligio Grizzo. Si è chiusa invece la mostra quest'oggi, Leoni e Tori dall'antica Persia, alla presenza dell'ambasciatore Zanardi Landi e della stessa governatrice Deborah Serracchiani. Vuole partire il servizio? Tra pochissimo vediamo se riusciamo a proporlo. La mostra ha avuto oltre 32.000 presenze in 4 mesi, quindi un risultato straordinario, ma è soltanto la punta di diamante di un lavoro più complesso che stiamo facendo sul dossier Aquileia, e cioè mettere insieme tutte le risorse che Aquileia, a partire dagli scavi, a partire evidentemente dalla fondazione, da un rafforzamento della nostra visibilità nazionale ed internazionale che facciamo con mostre di questo prestigio, ma anche con una forte collaborazione con il Ministero, a partire dal finanziamento di 1,5 milioni che il Ministero Franceschini ha dato al Museo Nazionale, e ovviamente anche ad un lavoro che stiamo facendo sul territorio per trascinare economicamente il territorio. In questo senso il risultato che abbiamo ottenuto sul cosiddetto biglietto unico, che permette l'ingresso alla mostra ma anche di avere sconti e vantaggi rispetto alle attività commerciali del territorio, ha avuto un grande successo, lo abbiamo raddoppiato rispetto all'anno precedente, e questo credo che sia per Aquileia un grande risultato. La prossima tappa è una mostra che dovrebbe aprirsi a metà gennaio, fine gennaio, a Palazzo Maizlik, che è un immobile che il Comune ci presta per fare delle mostre nel periodo in cui il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia non sarà disponibile. È una mostra dedicata a marchi di fabbrica di possesso nella Roma antica, che attualmente è esposta ai musei Traianei e si chiama Made in Roma. Noi la porteremo ad Aquileia perché Aquileia è ricca di marchi di fabbrica di possesso, e la chiameremo Made in Roma and in Aquileia, e la divideremo in qualche maniera in settori merceologici. Andrea Canziani è con noi, è il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali che si terranno a Casarsa della Delizia, candidato a sindaco. Tra l'altro abbiamo parlato adesso con un ambasciatore, so che si recherà a New York per partecipare alla maratona. Sì, realizzo un piccolo sogno, per quanto quando è che possa parte? Essere. Parto dopodomani, parto e quindi fermerò in piena corsa, parteciperò alla maratona di New York e avrò anche la fortuna, fermandomi un paio di giorni, di assistere alle elezioni che ci saranno, le presidenziali negli Stati Uniti. Ho avuto la fortuna di verificarle anche da New Jersey, io non sono propriamente a New York, ma basta attraversare il fiume Hudson,
E ho visto anche come votano, con un sistema elettorale a computerizzato in cui uno può entrare e divertirsi, e credo che possa essere un'esperienza interessante, una sorta di studio di diritto internazionale comparato sul campo in questa sfida. Io ho avuto gli ultimi sondaggi, quelli delle grandi reti televisive, nel tardissimo pomeriggio, e Trump adesso ha risucchiato è come una maratona, ha risucchiato la Clinton in modo ed è in vantaggio di un punto e mezzo, grazie poi all'FBI, tra virgolette, che ha riaperto l'inchiesta. Se devo dire la verità, io sostengo da mesi che il Trump che viene presentato in Europa non corrisponde a quella che è la figura data dall'americano medio. Noi ragioniamo da europei rispetto a dei candidati, e in America hanno un'altra mentalità, che non è quella delle grandi città, ma nella profonda America Trump è visto in maniera completamente diversa. Ora, non si saprà chi potrà essere il presidente, se farà bene, se farà male, noi non siamo in grado di giudicarlo, però temo che ci sia stata una superficialità degli osservatori europei nel dover assolutamente escludere questo personaggio che potrebbe essere anche il prossimo presidente degli Stati Uniti. A me ha fatto sorridere solamente qualche uscita della Clinton, quando ha detto non possiamo dare nelle mani di Trump i codici delle bombe nucleari. È vero, suo marito li aveva persi addirittura, se ben vi ricordate, se andate a ricercare su internet, li aveva persi i codici delle bombe nucleari. Staremo a vedere. Internet, una battuta, perché... Velocissimo, abbiamo creato un gruppo di studio, da un lato per implementare il sito dell'amministrazione comunale di Casarsi, ci lavoreremo se dovessimo essere eletti, perché lo riteniamo un po' fermo. Come credo che sia da ragionare in maniera molto propositiva e guardando a 20 anni, anche rispetto a quella che è l'iniziativa che stanno predisponendo adesso l'amministrazione comunale. Bene. Sul fotovoltaico, cose di questo genere. Ma ne parleremo ancora. Faccio una battuta sola, pensiamo da qui a 20 anni quanti di noi avranno un'auto elettrica e quante potrebbero essere utili delle colonnine messe a disposizione per caricare l'autovettura. A Pordenone ce n'è solo una, tanto per essere chiari. Siccome dobbiamo ragionare 20 anni, pensiamoci. Grazie. Andrea Canzian, grazie. Allora, la nostra rete televisiva mette a disposizione spazi a pagamento per quanto riguarda il referendum del 4 di dicembre, referendum per quanto si attiene alla Costituzione, no? Questa rivoluzione, come qualcuno dice, a questo voler dar vita ad un uomo solo al comando. Noi diamo spazi autogestiti a pagamento per partiti, movimenti o singoli esponenti. Tra l'altro, domani sera sarà un telegiornale particolare, sarà uno speciale dedicato al referendum, e quindi domani sera avremo a Udine un faccia a faccia, face to face, nel Veneto avremo un face to face, mentre da noi ci sarà la governatrice, ma soprattutto in questo caso la vice segretaria nazionale del Partito Democratico, Deborah Serracchiani, che insomma ci relazionerà sulle ragioni del sì. Come fa in questi 2 minuti Lodovico Sonego, senatore del Partito Democratico, perché immagino che lei voterà sì. Perché adesso chiedo, perché nel PD siete un po'... Io voterò sì con grande convinzione, sapendo che la riforma che i cittadini sono chiamati ad approvare o a respingere, io spero la approvino, è ovviamente un argomento complesso che non può essere eccessivamente semplificato nella comunicazione. Dico subito che le riforme perfette non esistono. Anche la Costituzione del 48, che oggi siamo chiamati tendenzialmente a idealizzare, fu una riforma molto criticata da tanti, e poi si è visto col tempo che ha funzionato bene, almeno per alcuni decenni. La riforma alla quale siamo chiamati, sulla quale siamo chiamati a esprimere un'opinione, un voto, il prossimo 4 dicembre, ripeto, non è perfetta, ma è un grosso passo avanti. Consente all'Italia e agli italiani di guardare sulla base di presupposti più moderni al loro futuro e di costruire con maggiore modernità, appunto, la prospettiva delle loro famiglie, delle loro imprese, della Repubblica. Senta, ma questa voglia di dire no, perché a me pare, io faccio l'avvocato, a me pare che al di là
diciamo dell'entrare nel di dentro, no? Di questa riforma, il Senato eletto dai cittadini, no, non eletto, ci sia una voglia matta di mandare a casa Renzi, e quindi il referendum perde la consistenza dal punto di vista, diciamo, dell'analisi, no, dei quesiti, e diventa il grimaldello per dire: hai perso il referendum, vai a casa. Non c'è dubbio che questo aspetto ci sia, però io vorrei richiamare tutti al fatto che c'è un oggetto preciso nella consultazione elettorale, e non è mando a casa oppure tengo l'attuale Premier nella sua funzione. L'oggetto della consultazione è quella riforma costituzionale. Sarebbe improprio esprimersi in quella occasione con la pretesa di manifestare la propria opinione su un altro argomento. L'argomento è la riforma costituzionale, è bene attenersi a quella, e io credo che una discussione di merito aiuti molto proprio una scelta ragionata e ponderata. Senatore Ludovico Stoninger, il Partito Democratico, grazie. Andiamo invece a Udine, vediamo insieme a Omar Costantini chi c'è. Sì, con noi Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sentito le ragioni del sì, adesso sentiamo quelle del no. Beh, sicuramente per due minuti per noi è una grande occasione, ma noi diciamo di no soprattutto perché vogliamo pronunciarci contrariamente a quella che è la volontà di questo governo. E questo governo praticamente sta chiedendo agli italiani di legalizzare quello che è stato fatto in Italia negli ultimi anni, ovvero avere un Parlamento esautorato nelle mani solo del governo, e quindi che possa decidere tutto come ha fatto praticamente negli ultimi tre anni, con decreti legge senza neanche passare per discussioni parlamentari, di commissioni, come si dovrebbe fare in una qualsiasi democrazia. E questo chiaramente poi starà agli italiani decidere se questo è positivo o meno. Dovrebbero solo guardare a quello che è successo negli ultimi anni, con leggi approvate in 15 giorni, a dimostrazione del fatto che il bicameralismo, quando vuole, sa essere perfetto e anche molto efficiente, e leggi che invece sono ferme da tantissimi mesi, se non per non dire anni. Permetta, Sergo, tutti questi che volevano abrogare il famoso Porcellum, cioè, visto che siamo anche in periodo metterlo in staiare, tra parentesi, no? Adesso all'improvviso però tutti vegani, forse anche? Questa è anche la dimostrazione di quello che stavo dicendo. Negli ultimi anni il Partito Democratico, che è al governo dal 2011, ha potuto approvare qualsiasi tipo di riforma. Una di queste è anche la riforma della legge elettorale, quindi l'Italicum, e adesso ci vengono a dire che non va più bene. Quella che doveva essere una riforma perfetta, che ci avrebbe dovuto imitare tutto il mondo, non va più bene. La stessa cosa temiamo che possa succedere anche con la riforma costituzionale. Lo stesso senatore Sonego ha detto che non va bene così com'è, che ci vorranno delle modifiche. È stato molto chiaro, grazie a Cristian Sergo per il suo intervento. Prima di passare la linea per il direttore, breve aggiornamento di calcio. È in corso allo Stadio Friuli il posticipo tra Udinese e Torino. Al settimo minuto del secondo tempo, Torino 1, Udinese 0. Poi nella pagina di Udi vi daremo il finale. A voi Pordenone. Non pensavo che dicesse questo risultato in modo triste, invece ho detto che è pimpante. Gianluigi Pegolo, lei ha sentito le ragioni del sì del senatore del Partito Democratico Lodovico Sonego. In contrapposizione, perché il no deve prevalere sul sì? Ma per una ragione molto semplice, perché in realtà questa riforma è una riforma di parte, voluta da una maggioranza esigua del Parlamento contro tutto il resto del Parlamento, ed è una riforma voluta non a caso dall'attuale governo per rafforzare i propri poteri. L'aspetto fondamentale di questa riforma è che rafforza enormemente i poteri del governo. Quindi un uomo solo al comando alla fine. Un uomo solo al comando, un solo partito al comando, a scapito del Parlamento, a scapito delle autonomie locali e a scapito dei cittadini. Poi si potrebbe entrare nel merito e vedere concretamente come questo avviene,
Per esempio, avviene col fatto che il governo ha la possibilità di decidere l'agenda dei lavori del Parlamento, quindi già invade il campo del Parlamento. Non solo. In virtù di una legge elettorale che gli consegna una maggioranza sproporzionata, è in grado anche di determinare l'elezione del Presidente della Repubblica, cioè la massima carica di garanzia all'interno del Paese. E poi, in virtù di un'altra clausola che di supremazia, è in grado anche di intervenire su le materie che sono di stretta competenza delle regioni. Quindi rafforza enormemente... Tranne la nostra, perché c'è l'articolo 39 che dice che non... Però è del tutto chiaro che si comincia con il demolire l'autonomia delle regioni a statuto ordinario e poi si arriverà a demolire anche quella delle regioni a statuto speciale. Anche perché si dice in quell'articolo che andremo a discutere, no, alla fine. Ma certo, ma chi ha un po' di buon senso capisce che quando si tolgono 20 materie a regione come il Veneto, non è che si può pensare che poi nel tempo si mantengano tutte le materie di competenza del Friuli. Dalla protezione civile all'energia. Ma certo, evidentissimo. Vabbè, ne parleremo ancora con Gianluigi Pegolo, presidente del comitato del No. Allora, nel mese di ottobre intanto l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività del comune di Trieste è rimasto invariato rispetto a settembre, ha registrato un aumento dello 0,6% rispetto a ottobre dello scorso anno. A Udine invece l'indice ha registrato un calo dello 0,4 rispetto a settembre e dello 0,3 rispetto a ottobre 2015. Torniamo a Udine? No. Bene, sì. Quello lì, grazie. Avevo perso il foglietto. Bene, la nostra rete televisiva, ricerca personale ambo sesso da inserire nel settore commerciale. Io mi rivolgo, lo dico spesso, a quelle persone che sono a casa, che non hanno un lavoro, anche giovani, che potrebbero magari capire o iniziare, no, questa esperienza, sino a quando magari non troveranno un lavoro a loro più adatto, non lo so, perché se cercate i posti statali, dimenticateli. Se cercate i posti fissi, cioè entrare oggi per uscire da pensionati, anche qui. Quindi dico, piuttosto che stare a casa a grattarsi le ascelle, dico, provate a telefonare, dire di cosa si tratta, potrei iniziare. Vabbè, provo, se mi piace o no. Andiamo a Udine. Sì, con noi l'onorevole Walter Rizzetto, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Allora Rizzetto, parliamo subito di pensioni, perché insomma l'autunno è caldo ma l'inverno si dice bollente. Sì, buonasera direttore. Autunno caldo, inverno bollente. In seno alla prossima legge di stabilità si cercherà di fare qualcosa per le pensioni. In realtà si cercherà di fare molto poco, nel senso che per l'ennesima volta i pensionati e i pensionandi verranno utilizzati come veri e propri bancomat, nel senso che non si parla in modo specifico di pensioni alle donne, non si parla in modo specifico di pensioni dopo i 41 anni di lavoro, i cosiddetti lavoratori usuranti o coloro che hanno lavorato e pagato contributi per 41 anni, si parla soltanto, se mi permettete, di questo mitico animale pensionistico che ormai è diventato l'APE, ovvero l'anticipo pensionistico, che è una vera e propria schifezza immonda nei confronti dei pensionandi. In sintesi, si arriva ai 63-64 anni e per andare in pensione si deve accendere un mutuo dal prossimo anno per i prossimi 20 anni. Ditemi voi se è una cosa seria. Senta, come si può eventualmente dare una spinta, un incentivo per cercare di migliorare questa situazione? Visto che ci sono tantissimi pensionati a casa che ci guardano e in questo momento stanno ascoltando con le loro orecchie quello che le dice. Sì, il tema è molto, molto caldo. Beh, considerate che il sistema pensionistico è cambiato da retributivo a retributivo misto. Attualmente, voglio dire, si va verso un sistema contributivo. Ad esempio, per quanto riguarda i cosiddetti quota 41, cioè coloro che, come prima detto, hanno lavorato e versato contributi per 41 anni, basta, li si manda in pensione con la quota dei contributi che hanno versati, senza tagli. Per quanto riguarda i pensionati, si deve necessariamente, la prima cosa da fare per creare posti di lavoro e per cercare di dare un feedback positivo ai pensionati è abrogare la manovra Fornero. Grazie Walter Rizzetto per il suo intervento. A Udine è sempre 1-0 per il Torino, ma non mi metto a piangere, linea Pordenone al direttore. Questa l'avevo capito, Omar, questa l'avevo capito. Saluto l'amico Walter. Allora, andiamo nel Veneto, grazie. Grazie direttore, Marco Bertuzzo, assessore all'urbanistica del comune di Pramaggiore. Certo che le conseguenze della legge Fornero sono state molto pesanti anche nel vostro comune.
Sì, certo, anche a livello di organico comunale, anche una partenza per pensione di una persona poi può incidere parecchio su quello che è l'organizzazione, perché non è possibile sostituirli, dobbiamo aspettare che prima cessino quattro persone per poterne integrare uno, e questo crea non poche difficoltà alla macchina governativa. Per fortuna ci sono con le integrazioni che ci sono con le persone in mobilità, questo ci dà una mano, però è pur sempre una situazione provvisoria. Però la mobilità, il sistema di mobilità è quasi come un cane che si morde la coda, cioè il sistema di mobilità permette di rafforzare un comune e di depapeurarne un altro. Sì, assolutamente, però è anche vero che quelle che sono state le operazioni che sono state attuate sulle province, e che in qualche modo, se vogliamo vederne l'attuazione, bisogna anche in qualche modo andare a togliere costo a questo ente, dovrebbero essere persone che vengono trasferite e rese a disposizione anche per gli enti locali. Secondo lei ci saranno nel 2017 possibilità per assumere nuovo personale anche nel vostro comune? Non sono previste possibilità di questo tipo, di certo dobbiamo andare tra virgolette sul mercato a vedere quali persone sono disponibili, perché bene, abbiamo sempre bisogno, con anche la burocrazia che viene creata a livello governativo, di persone di organizzazione migliore. Grazie a Marco Bertuzzo, restituiamo la linea alla redazione centrale. Dolcetto o scherzetto? È la notte di Halloween, anche Mucillo è pronto e anche Christian, no? No, appunto, me lo devi fare anche il DJ, quindi. Halloween a San Martino di Campagna, vediamo quanti bambini sono vestiti da appunto notte di Halloween, da pomeriggio. Dolcetto o scherzetto? E sono quasi 50 bambini di San Martino di Campagna che hanno animato la località. Complimentoni. Torniamo in Veneto, c'è l'ospite. Dico subito a Rosario, che poi darà la linea alla regia per l'Osmer, le previsioni del tempo, e quindi poi la linea va a Udine e ritornerà a lei. Ripeto, domani è un TG speciale, particolare. Ci sembrava doveroso analizzare questi diciamo momenti dedicati al referendum. Tutte le TV ne stanno parlando, ne parliamo anche noi, però domani sarà animata la situazione. Rimanete dunque con noi, c'è anche Occidente questa sera, tanta roba come dicono, andiamo in Veneto. Grazie direttore, buona festività naturalmente. Arnaldo Piton, presidente della Proloco di Meduna di Rivenza. Piton, dunque, possiamo tracciare un bilancio definitivo delle manifestazioni di un ottobre trionfale che va a concludersi? Beh, guardi, abbiamo fatto veramente tre weekend nell'insegna del successo. Tanta gente, un'affluenza veramente straordinaria. Questo sicuramente grazie ai nostri volontari, a una buona cucina, a dei gruppi musicali ricercati un pochettino, a togliere dalla solita monotonia da sagra, insomma, ecco. Senta, e adesso la vostra Proloco che cosa organizzerà per le festività natalizie, per il 2017? Cosa bolle in pentola? Dovete fare la cena del ringraziamento, lei deve pagare pegno. Pagherò il pegno, ma lo pagherò ben volentieri. Nel territorio siamo con i vari presepi, con le varie frazioni, e collaboriamo sicuramente con le frazioni appunto per la vista di Natale. Poi ci prepariamo moralmente e anche fisicamente a maggio per la nostra festa del pesce azzurro, insomma, ecco. Pesce azzurro nella festa di primavera che voi organizzate, con la tradizione di andare a recuperare il pescato da caule. Sì, ecco, che ci teniamo appunto, perché i prodotti devono essere buoni e a chilometri zero. Nel base del possibile a chilometri zero, quindi la collaborazione che va da anni con i pescatori a caorle è ormai una cosa di prassi normale. Ci teniamo grazie veramente. Grazie, buona voi, festa di ogni santi ad Arnaldo Piton. Diamo subito la linea all'Osmer, ci colleghiamo con l'Osmer e poi restate con noi perché prosegue il nostro telegiornale con il collega Omar Costantini da Udine e poi
ritorneremo qui in Veneto per le ultime notizie. La nostra regione è determinata dalla presenza di un vasto anticiclone che si estende sul quasi l'intera Europa e fa giungere correnti settentrionali da nord dunque sulla nostra regione, correnti che sono piuttosto secche ma miti in quota, umidi invece nei bassi strati, e questo provoca, come classicamente accade, presenza di inversione termica e quindi di temperature più miti in quota piuttosto che a fondo valle, e quindi anche accumulo di aria umida nei bassi strati. Oggi ne abbiamo avuto un accenno in tarda mattinata, primo pomeriggio, con l'arrivo di qualche nuvola dal Veneto, che però non hanno tolto l'impressione della bella giornata di oggi. Domani ancora cielo tra il poco nuvoloso e il variabile, sempre per la presenza di questa umidità nei bassi strati, forse qualche banco di nebbia nelle ore più fredde sulla qualche zona della pianura più occidentale, in Valcellina, nel fondovalle Valtravisiano, e poi in dissolvimento chiaramente durante le ore del giorno. Un po' di borino ancora al mattino, poi in calo durante il giorno, e temperature direi simili ai valori di oggi. E dopo domani il tempo sarà un po' più umido, quindi probabilmente cielo prevalenza nuvoloso, a tratti anche coperto sulla pianura e sulla costa, forse anche qualche debolissima pioggia o qualche piovigine sulla fascia più orientale, bel tempo invece in montagna, specialmente in quota, proprio per l'effetto dell'inversione termica di cui parlavamo. È tutto, buona serata. Palazzo di rimpetto, sembra un vero varietà, c'è un simpatico terzetto, mamma, figlia ed il papà, con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarla poi da sé. La famiglia Canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, fa in sordina il fiore scalo, chi può sente Boccacini, l'orchestra d'Angelini, chi sta orecchie spalancate per Alberto Rappagliati. Mamma vuole la melodia, ma la figlia invece vuole il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lizza per sembrare Pippo Pazzizza, sbaglia tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Continua l'informazione su TPN, saluto subito Aldevis Tibaldi, Comitato per la Vita del Friuli Rurale. Parleremo tra poco nella fase finale con lei di quello che è successo, è stato a Strasburgo, ma insomma come sempre tanta carne al fuoco, però aggiornamento di calcio. Vi avevamo lasciato con il Torino in vantaggio Udine per 1-0, beh, nel periodo non collegato, come avrebbero detto i mitici radiocronisti di tutto il calcio minuto per minuto, l'Udinese ha completamente ribaltato la situazione, perché al minuto 73 di gara, dunque a 17 minuti dal termine, l'Udinese conduce adesso 2-1 sul Torino. Torino in vantaggio al 15esimo con Benassi, pareggio di Terò al 60esimo e poi gol vincente di Zapata al 71esimo per il gol che permette in questo momento l'Udinese di condurre, ripetiamo ancora, 2-1 sulla formazione granata. Speriamo nel corso di questa edizione del telegiornale da Udine di darvi anche il finale, altrimenti passerò poi la parola al collega Padovano che vi darà eventualmente lui il risultato. Ripetiamo ancora, 73esimo minuto, Udinese 2, Torino 1. Due nomadi invece di Udine sono stati arrestati dopo un inseguimento dai carabinieri di Monfalcone per il reato di furto commesso su un'auto sabato scorso nei pressi di Punta Sdobba a Fossalon in comune di Grado. Massimo Udorovic e Priscilla Braidic, le vedete nella foto, entrambi di 43 anni, sono finiti in manette. A individuarli e bloccarli i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Monfalcone nel corso di servizi attivati per frenare e reprimere il fenomeno dei furti sulle vetture in sosta. I due avevano rubato uno zaino che era stato lasciato sul sedile posteriore di un'autovettura da due turisti tedeschi in ferie nella zona. L'area furtiva è stata restituita ai proprietari, una giovane coppia tedesca in vacanza appunto nella provincia di Gorizia. Chi li riconosce e ha il sospetto di essere stato derubato da queste due persone deve chiamare subito il 112. E adesso parliamo di Halloween, è la festa delle zucche, anche vuote chiaramente, è il servizio.
Halloween, la festa delle zucche, anche vuote visto il periodo in Italia, la notte delle streghe, una tradizione culturale anglosassone ampliata dagli USA, diventata una moda a metà anni 90 anche in Italia. Una sorta di carnevale anticipato dove tutti si trasformano in maghi, folletti, spiriti delle tenebre. Dal calar del sole, con Morfeo in arrivo, ci fiondiamo in feste, balli fino all'alba, tra musica e rock and roll. Si diceva una moda. E gli americani in questo campo sono i primi. Dolcetto o scherzetto? La verità è che se ti suonano il campanello il sabato sera e ti si presentano con questa frase, magari mentre pomici con la donzella di turno, beh, altro che dolcetto, un bel rinvio negli stinchi è obbligatorio. Ma bando alle ciance, Halloween è iniziato, allacciate le cinture, in particolare voi donne, inforcate la vostra scopa e via. Mi raccomando una cosa, il manico fa la differenza. E adesso ci trasferiamo a Latisana e Gorizia, per la precisione, perché c'è una guerra in corso, possiamo dire, fra i due comuni per un semplice motivo, perché a Latisana qualcosa si apre e Gorizia dice a noi ci tolgono, capiamone di più nel servizio. Scoppia la guerra sanitaria tra Gorizia e Latisana dopo l'apertura da parte dell'assessore regionale Maria Sandra Telesca alla possibilità di ripristinare il presidio di pediatria H24 7 giorni su 7 per tutto l'anno proprio nell'ospedale del capoluogo della Riviera Friulana. Mentre i primi cittadini della zona gridano vittoria e festeggiano, a Gorizia si pensa alle contromosse da attuare. Per i politici isontini, in particolare per il centrodestra, si è di fronte all'ennesimo schiaffo perpetrato dalla mamma regione sulla sanità cittadina di Gorizia, già penalizzata da alcune scelte del governo verso la stessa, uno sgarro voluto in vista delle amministrative 2017. Siamo appena ai primi minuti di gioco e statene certi che i colpi di scena sono dietro l'angolo. E adesso andiamo a Mariano del Friuli per i nostri blitz. Vi facciamo vedere questo servizio in merito a un crocefisso ligneo donato da un cittadino di Mariano, fatto con le sue mani. Nei mesi scorsi in cimitero è stato rubato il crocefisso e lui, insomma, valente, come si dice in questi casi, pronto a intervenire per dare questo importante contributo materiale alla comunità. Noi c'eravamo ieri, il servizio. Allora Vitale, questa bella donazione che tu hai fatto alla comunità di Marian, con chi scrocci face in LEN, trattendi la voce? Ma praticamente sarei stato una settimana e così, no? Perché nella cappella lì del cimitero è stato fatto un furto di un crocifisso. Io sono andato col plevan e mi ha detto, prova a fare tu, ma ero un po' perplesso perché avevi paura da, insomma, che tu fai la musa di questo Cristo, no? Dopo mi dice, no, dopo di farlo la musa, insomma che tu Wellis, io ho tentato, dopo anzi il Don Michele, che è stato anzi contento, come lo metti nella cappella del cimitero dove è stata derubata. Ecco, ecco, ta cappella del cimitero va al Dedi dai Muars. Il dei Muars, sì, esattamente. Lo metti in aiuto, così sono anzi fiero di sì, anzi di aver fatto una roba che mi resta là, anzi per tutta la comunità di Marianne. Sì, non è che partei una novità, no? Beh, hai fatto sempre qualche robot, ma non robe grandissime. Il Signore di vedere mi ha dato un don, anzi di essere riuscito a farlo, per sé che non è facile, se non mi dava il don, anzi da man, praticamente lo fasi noi. Flash di calcio, 78esimo minuto allo Stadio Friuli, Torino riagguanta il pareggio, dunque a circa 12 minuti dal termine più recupero, Udinese 2, Torino 2, la rete è stata messa a segno da Liaic al 77esimo. Mancano, ripeto, 11 minuti più recupero alla conclusione. Restiamo in territorio di provinciale di Gorizia, adesso andiamo a Corona, ieri la castagnata raccolta fondi per, a cura dei donatori di sangue. Allora Presidente, presenza secondo blitz da Zornare che sta in facendo voi, prima di chiamare anche ma si è spostato un momento a Corona per via di se che fasi i donatori di sangue, una chiastinata per raccogliere per dare una mano, no? Che hanno bisogno? Sì, la castagnata è sempre stata fatta dai donatori di sangue,
Per noi è stato un grande successo della partecipazione della gente del comune di Mariano e di Corona e anche della gente esterna, che abbiamo un grande piacere di ospitare tutti quanti. Ecco, tros bez, come non si va a contare, un parom, però chi besca è serve per dare una mano a chi che veramente una mano ha bisogno. Sì, sì. Raccolta fondi per guardare. Giusto, 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 una cosa giusta. Anche adesso noi stiamo raccogliendo anche dei soldi per il Tempio del Donatore, stiamo facendo anche, perché anche loro hanno bisogno di ristrutturazione, noi abbiamo il Tempio del Donatore e quindi è giusto che anche loro abbiano qualcosa. Hai visto che la gente ha respinto bene, al di là della zona di Surelli, dal chiaro. Sì, tanta gente, tanti bambini hanno partecipato, persone anziane e quelli che non hanno potuto partecipare, siamo andati a casa a portare quattro castagne alle signore anziane del paese nostro, di Mariano e anche qualcuno di Corona. E questo, come detto, è soltanto un antipasto, perché poi tutto il resto, sia per quanto riguarda la scultura lignea e per quanto riguarda questo evento dedicato ai donatori di sangue, all'interno dei Blitz friulani, domenica, non è sempre domenica, su TPN ore 19, domenica 6 novembre, nel nostro contenitore domenicale. Salutiamo subito Aldevis Tibaldi, ricordo ancora il risultato intanto a Udine, sempre fermo, anzi è 2-2, quando mancano 9 minuti più recupero al termine tra Udinese e Torino. Flash di calcio, adesso però parliamo di cose serie, sì. È appena rientrato da Strasburgo. Sì, siamo andati come rappresentanza del Friuli a Strasburgo a sostenere, diciamo, la presentazione della sentenza emessa dal Tribunale dei Popoli contro le grandi opere inutili, cioè quelle opere che vengono realizzate a dispetto della volontà della popolazione e pur sempre con i soldi della popolazione e con grandi sprechi di risorse e con opere oltretutto inutili e impattanti, di cui tra l'altro abbiamo avuto e abbiamo tuttora chiara visione nel famoso elettrodotto Re di Puglia Udine Ovest, ma tanto più anche per questo tentativo tenuto nascosto e comunque sempre sotto traccia di questo pezzo di TAV che si vuole costruire tutto in galleria dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari ad Aurisina. È un'opera costosissima, è un'opera che oltretutto va contro, presentata il giorno dopo il parere emesso negativo emesso dal Via Nazionale contro la realizzazione di gallerie nel Carso, eppure questa galleria impunemente viene ripresentata e portata, diciamo, all'evidenza della regione Friuli Venezia Giulia e comunque all'evidenza delle nostre tasche che pagheremo come sempre l'ennesimo progetto inutile delle ferrovie dello Stato. Senta, come andate invece a Bruxelles, anzi a Strasburgo con il Parlamento? Ma guardi, è una grande delusione il Parlamento. L'incontro è stato favoloso perché c'è stato un grande afflusso di persone da mezza Europa e la cosa ha avuto contenuti assai elevati sia da parte della politica sia da parte dell'associazionismo e sia poi da parte dei magistrati che hanno lavorato ed emesso quella sentenza e quindi ecco un grande successo. Devo a latere però devo manifestare tutta la mia disapprovazione per un Parlamento assolutamente poco efficace, per non dire inutile, ma estremamente costoso e oltretutto con questo vergognoso andare e venire da Bruxelles a Strasburgo. Quindi si portano dietro tutti i pacchi, cioè, le carte. Poi questi ci fanno come si dice, il filo a noi, certo, quando sono loro i primi a dare il buon esempio. E certo, ci sono centinaia di persone che lavorano attorno, guardie, traduttori, impiegati, eccetera, e quindi una baraonda che costa un mare di soldi, quando poi invece le decisioni le prendono le commissioni e oltretutto, diciamo, le prendono i grandi, grandi società che vivono incistate attorno a Bruxelles e che determinano tutte le scelte fondamentali future della nostra economia, del nostro agire,
per cui ecco queste società multinazionali che ci condizionano. Bene. E portano a spasso i nostri deputati. Tibaldi, senta una cosa, per quanto riguarda invece la montagna, abbiamo ancora un minuto, sì. Per quanto riguarda la montagna della zona industriale a Ossacorno, come sta? Guardi, Topolino continua a crescere? No, la montagna sta lì tranquilla e beata nonostante le diffide, nonostante i reati plateali, e quindi sta lì così. Sta lì tranquilla e beata, senza che nessun deputato si svegli. E magari arriva una bella nevicata, si è fatta una gara di Coppa si del Mondo. Si fa una gara di Coppa del Mondo. Si riesce a fare. Eh? Sì, anche di sassi. Potremmo anche tirarci i sassi, andare lì e fare una gara chi si fa più il bernoccolo più grande in testa. Così, scemi che siamo, possiamo anche farci del male. Lì non cambierà assolutamente nulla, no? Ma guardi, lì devono rimuovere, è inutile, devono acchiappare per le orecchie chi l'ha fatto e fargliela pagare, santo Dio. Se lei nel suo orto mette una palizzata, arrivano subito in 10.000 a farle pagare la multa, è un reato penale, no? E questi invece fanno ciò che vogliono tranquillamente. Il bello è il cattivo tempo. Bene, grazie Aldevis Tibaldi per la sua partecipazione. Grazie a voi gentili amici e amiche alla visione ascolto. A pochi minuti dal termine, Udinese e Torino sono ancora ferme sul 2-2. Comunque io adesso passo la linea dopo i suggerimenti, dopo i gol dei nostri suggerimenti silenziosi, dei nostri amici silenziosi che fanno i suggerimenti con i gol attraverso questo break, poi le ultimissime dal Veneto e sicuramente poi il collega Padovano vi darà anche il finale di Udinese-Torino a 3 minuti dal termine, ripeto ancora, 2-2 allo stadio Friuli. L'informazione continua. Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Ci sono vari argomenti di cronaca in primo piano e vi daremo anche l'aggiornamento definitivo del posticipo di uno dei due posticipi del campionato di Serie A di calcio, quello tra Udinese e Torino. Durante il collegamento con Omar Costantini, il Torino era riuscito ad afferrare il team bianconero, il punteggio parziale ora è sul 2-2. La protezione civile regionale del Veneto, attivata sin da ieri mattina dal presidente Luca Zaia, coordinata dall'assessore Giampaolo Bottacin per contribuire agli aiuti per il sisma che ha colpito l'Italia centrale, in continuo contatto con il Dipartimento nazionale per rispondere alle richieste di intervento. La situazione è in continua evoluzione, informa Bottacin. Allo stato attuale sono già partiti dal Veneto e sono operativi dalle 4 di stanotte, lo ha detto anche il collega Conforti nel servizio, 86 vigili del fuoco. Questa è la ripartizione. Allora, 45 volontari sono dell'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini si muovono sempre dappertutto dove c'è bisogno di dare una mano. 8 sono i volontari di protezione civile dalla provincia di Padova, 7 da quella di Belluno, 4 dal territorio provinciale di Treviso con l'ausilio di una quindicina di mezzi. Va sottolineato con gratitudine, ha aggiunto Bottacin, l'impegno di tutti i volontari, quelli partiti e quelli che sono comunque pronti per portare il loro aiuto. Quindi Bottacin fa capire che ci sarà un cambio nei soccorsi, tra alcuni giorni partiranno altri volontari. Come protezione civile regionale siamo pronti ad attivare altri uomini e mezzi in base alle richieste che dovessero essere formulate dal coordinamento nazionale. Ora alcune notizie che riguardano Caorle, perché si parla di lutti, queste sono notizie che abbiamo verificato proprio nell'ultima ora. Tragedia al largo della località Caorlotta, un uomo di 70 anni, si chiamava Mario Amadio, originario di Oderzo ma residente a Masnago in provincia di Monza Brianza, è morto per un infarto mentre stava praticando pesca sportiva. Inutile il soccorso di un'ambulanza partita dal pronto soccorso di Portogruaro, dove si è verificato tra l'altro un altro decesso per infarto, vittima una donna.
Rientriamo in studio, appartiene quasi certamente a Herman Ruck, il corpo ritrovato nel mare Adriatico, in provincia di Pesaro. I vestiti del cadavere ritrovato al largo corrispondono a quelli che indossava il 58enne turista tedesco rimasto alla deriva nel canale di Cesolo di Caorle la mattina del 15 ottobre scorso con la moglie Judith, la cui salma era stata ritrovata dopo due giorni. E i figli e altri parenti di Herman e Judith stanno raggiungendo Caorle proprio in queste ore, dormiranno nella località e poi partiranno alla volta di Pesaro per il riconoscimento ufficiale. Era una figura di spicco delle lotte sindacali di tutti i mezzadri che si battevano per avere più cibo, più dignità e garantire un migliore futuro per i propri figli. Sono stati celebrati oggi pomeriggio nella chiesa in località Cacorniani, paese di cui era originario, i funerali di Stelvio Montino, primo tesserato del Partito Democratico. Aveva 87 anni. Tutta Caorle comunque lo ricorda. Il PD, assieme ai cittadini caorlotti, lo ricorda poi con grande affetto, così come ricordano le battaglie sindacali di cui Montino è stato grande protagonista in un'epoca in cui, per giunta, la località di Cacorniani, per importanza, dava filo da torcere al centro di Caorle. Aderente al vecchio Partito Comunista Italiano, il suo impegno politico lo ha visto aderire convintamente a tutte le svolte della sinistra italiana, ultima in ordine del tempo la nascita del PD. Negli ultimi tempi viveva nel rione di Sansonessa, a pochi passi dalla sua amata Cacorniani, che non lo dimenticherà. Montino lascia nel dolore le figlie Milena, Marina e Silvia. E un altro grave lutto, il quarto, che riguarda Caorle, se n'è andato ad appena 65 anni, Eugenio Bortoluzzo, era il titolare del ristorante La Ritrovata, aveva appunto 65 anni, era ricoverato a Udine, lo ha sconfitto un male incurabile. Il rosario è stato fissato per mercoledì alle ore 18 nel Duomo di Santo Stefano a Caorle, dove giovedì alle 15 verranno celebrate le esequie. Lascia la moglie Rosa, due figli, Guido e Diana. Ci spostiamo ora a Gruaro, raffiche di proteste sul web e sui social per gli impianti di illuminazione pubblica che si guastano nel territorio comunale gruarese. Due i casi più recenti, quello più clamoroso riguarda Via Roma, ovvero la strada principale del paese. All'attacco le opposizioni, mentre si difende il sindaco Giacomo Gasparotto, gli operai del comune sono già al lavoro. Se un lampione si guasta nel weekend, sottolinea Gasparotto, i tempi di ripristino di servizio si allungano. E altre notizie dell'ultima ora, da Concordia e da Porto Gruaro, incidente stradale in via Claudia a Concordia, un anziano che viaggiava in sella una bicicletta è stato travolto da una macchina in transito, l'uomo è stato soccorso da personale del SUEM e trasferito all'ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. Analogo incidente c'è stato segnalato, e ringraziamo il nostro affezionato telespettatore, a Porto Gruaro, nella zona di Viale Isonzo, all'incrocio con via Machiavelli. Anche qui, macchina travolge ciclista, conseguenze non gravi. Cambiamo argomento, ci spostiamo nel mandamento sandonatese. Il sindaco di Jesolo scrive alla presidenza della seconda commissione consiliare regionale per chiedere un incontro urgente, affrontare il tema della difesa del litorale dalle mareggiate e discutere dei progetti per il ripascimento delle spiagge erose. Nei giorni scorsi, tra l'altro, c'era stata una presa di posizione della Regione Veneto che aveva in qualche modo promesso fondi dell'ordine di 3 milioni di euro. Fossalta di Portogruaro, primo sit-in di protesta di fronte al circo di Vienna dietro la Miodino a Villanova da parte di un gruppo di animalisti riuniti in questo caso nel circolo La Foresta che avanza. Si tratta degli ecologisti che si richiamano ai valori della destra e che si sono radunati all'ingresso del tendone circense domenica sera. Violenza gratuita a pagamento, questo è lo slogan usato dai militanti del gruppo ecologista. È inaccettabile che ai circhi che usano gli animali nei propri spettacoli venga consentito di praticare la loro attività, ha evidenziato Alessandro De Vecchi, responsabile regionale
Veneto di La Foresta che avanza. I loro spettacoli, a differenza di quelli dei numerosi circhi senza animali, sono diseducativi. I bambini assistono alla sofferenza e alla umiliazione di esseri viventi trattati come oggetti. Una splendida giornata di sole ha accompagnato domenica una trentina di ragazzi delle classi seconde della media Malipiero che avevano aderito a una proposta molto particolare alla scoperta del territorio di Marcon. Sono stati accompagnati in un'uscita in gommone all'idrovora Zuccarello lungo le acque del fiume Dese sino alla confluenza della Fossa Storta e successivamente sino all'idrovora Carmason lungo le acque del fiume Zero. Rimaniamo un po' in tema di acqua perché c'è una segnalazione molto particolare che ci arriva da Caorle. Quando la turista portogruarese Tamara Piccolo si è recata sulla spiaggia di Levante, a pochi metri dalla chiesetta santuario della Madonna dell'Angelo, conosciuta come Madonnina, davvero non poteva chiedere ai propri occhi. Le onde del mare infatti avevano trascinato sulla battigia addirittura una rotoballa. Quelle che si usano in agricoltura dopo il raccolto, quei cerchi di fieno che si trovano appunto nei campi e che si possono osservare dalla strada. Questa mattina il deputato di Portogruaro Sara Moretto, Partito Democratico, è intervenuta nell'ambito della prima giornata veneta del risparmio alla presentazione della Carta del Risparmio promossa da Codacons Veneto, Anla Veneto, Federanziani Senior Italia Veneto. Innanzitutto ho partecipato per poter andare avanti e guardare al futuro e dobbiamo chiudere questa vicenda tragica che ha coinvolto migliaia di risparmiatori veneti attraverso una chiara individuazione delle responsabilità, ha dichiarato Sara Moretto. Su questo fronte la magistratura è al lavoro e va sostenuta. D'altro canto, ciò che è accaduto non può essere attribuito allo Stato. La responsabilità va cercata all'interno degli istituti bancari. E c'è soddisfazione nel centrodestra del mandamento di Portogruaro per la nomina avvenuta pochi giorni fa, ma la notizia era passata un po' sotto traccia, diciamo, di Maria Teresa Senatore, consigliere metropolitano, sindaco di Portogruaro. È stata nominata delegata della giunta del sindaco della città metropolitana, del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro. Di fatto i poteri sono quelli di un assessore provinciale, una figura che è scomparsa con l'abolizione della provincia. A Maria Teresa Senatore, il presidente e sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha assegnato le seguenti competenze: zone omogenee, rapporti con i territori, unioni dei comuni e lavori pubblici. Venezia, marittima osservata speciale a partire dalle 20 di domenica sera quando ha attraccato la nave da crociera Golden Iris. Risultato, cecchini in posizione strategica, mezzi antisommossa delle forze dell'ordine. Livello di allerta molto alto, perché tutto questo? Perché Golden Iris è una nave da crociera battente bandiera israeliana. Un primo importante e tangibile frutto dell'accordo tra il Fondo Spazio Industriale Idea Fimit e il Comune di Fossalta di Portogruaro è rappresentato dalla conclusione dei lavori di adeguamento della rotatoria della Statale 14 Triestina all'altezza di Eastgate Park. Tale opera, oltre a mettere in sicurezza l'intenso flusso di traffico veicolare che caratterizza la statale soprattutto nei mesi estivi, rappresenta anche un più adeguato accesso a un'area produttiva e logistica dalle grandi potenzialità, recentemente ancora più valorizzata dall'entrata in funzione della tangenziale. Il recente intervento di adeguamento delle misure di sicurezza rientra tra le opere di interesse pubblico. Parliamo di migranti, c'è un convegno di fare bene comune al Monastero del Marango sabato 5 novembre 2016, parteciperanno degli ospiti d'eccezione Vito Cusumano, vice prefetto vicario della Prefettura di Venezia e Gianfranco Bonesso, responsabile del servizio immigrati e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo
Comune di Venezia. Si parlerà infatti di due argomenti in particolare dalle 9.30 alle 12.30. Le convenzioni internazionali, aspetti legislativi e normativi e i modelli di accoglienza ed esperienze concrete. Si avvicina a San Martino e si rinnova l'antico rito del farfora il porcel, della macerazione a uso familiare dei suini a domicilio, seguita da un pranzo comune che coinvolge tutte le generazioni. Una tradizione mantenuta nel Veneto orientale da 1500 famiglie che continuano ad allevare il maiale per proprio consumo. Autorizzate per quanto riguarda San Nonna di Piave alla sua macerazione a domicilio da un'ordinanza del sindaco Cereser, che cade a ridosso di San Martino, tradizionalmente il termine iniziale appunto dell'uccisione del maiale, ma senza sofferenza per gli animali, specificano dall'amministrazione sannonatese, devono essere storditi prima di essere appunto uccisi. Luca Zaia viene spesso a Portogruaro, il governatore però ai nostri microfoni ha affermato di smentire categoricamente le voci che lo vorrebbero correre per Palazzo Chigi, sebbene si dica lo voglia addirittura Silvio Berlusconi in persona. Sentiamolo. Ci sono 2 miliardi in più dalla legge di stabilità, questo l'ha detto Renzi nel fine settimana sulla sanità, lei ci crede? In teoria il rispetto del patto per la salute che prevede i 113 miliardi, il vero tema è un altro, capire che poi non ci sia la sorpresa come l'altra volta, l'anno scorso, che rispetto allo stanziamento abbiamo avuto competenze in più e quindi è come non averle. Nelle stanze milanesi, negli ambienti di Berlusconi si dice Luca Zaia lo voglio a Palazzo Chigi. No, guardate, cioè questa storia sta diventando una manfrina, nel senso quindi che... l'ha sentita anche lei? Ma no, cioè, mi sta solo penalizzando, penalizza i veneti, non ho nessuna intenzione di fare candidature da premier e penso che sta manfrina dovrebbe anche finire con velocità. E allora la finiamo oggi? Ogni volta se così. Rientriamo in studio subito il servizio di Alessio Conforti, Olimpiadi della Cucina, dalla Germania 6 isolani tornano a casa con altrettante medaglie, il servizio. I cuochi del gruppo Decorazioni Artistiche di Jesolo hanno partecipato all'Olimpiade della Cucina, la gara dedicata ai cuochi, competizione che si svolge ogni 4 anni a Erfurt, nel nord della Germania. 54 le nazioni in gara con oltre 3.000 cuochi, 6 medaglie, 4 argenti e 2 bronzi, oltre a 3 diplomi di merito, sono un ricco bottino che i cuochi jesolani hanno portato a casa nella categoria artistico. Alessio Caretta ha migliorato la medaglia di bronzo di 4 anni fa presentando una mano di formaggio che sorreggeva una provola intagliata, aggiudicandosi l'argento. Argento anche per l'esordiente di 16 anni Alessio Billecci, con dei cubi di formaggio intagliati sui 6 lati. Prima medaglia d'argento olimpica anche per Giovanni Berti con 2 forme di formaggio scolpite e per Emra Petriti con una composizione di 5 zucche. Medaglia di bronzo per Domenico Palazzo con una giostra di volti scolpiti nelle zucche e per Simone Addis con volti intagliati in zucche e novità assoluta in castagne e noccioline. Diploma per Daniele Mariuzzo, Francesco Pizzarelli e Gabriel Contastinescu. 3 le opere di pasticceria artistica esposte da Simone Bortolus con una scultura di cioccolato, Federico Claudio con un'alzata di sfere di zucchero e maschere veneziane, quindi Elia Marin con un libro in pastigliaccio con una torre in zucchero. Capitanati dal team coach Orlando Scaggiante, la squadra ha portato il medagliere del GDA a 126 medaglie tra Olimpiadi mondiali, europei ed anche italiani, di cui 12 solamente negli ultimi 2 anni. C'è solo il tempo di darvi il risultato definitivo della partita del campionato di Serie A di calcio. Udinese-Torino finisce 2-2, peccato l'Udinese vinceva 2-1, ma forse il risultato è giusto. E comunque Del Neri sulla panchina dell'Udinese sta facendo benissimo. Grazie, buona festa di Halloween per chi festeggia e di Ogni Santi per chi non festeggia Halloween e invece celebra la ricorrenza cattolica.